modo per dire cose che uno non sempre pensa o per spostare l'attenzione altrove. Noi ci preoccupiamo moltissimo del fatto di evitare di chiamare uno che non cammina zoppo, e lo chiamiamo handicappato, o handicappato non va bene neanche quello, carrozzina munito. Ci sono tutta una serie di... In realtà la differenza non sta nel come lo chiami, ma sta nei diritti che gli assegni, nel senso che tu lo puoi chiamare come ti pare, ma se non gli metti gli scivoli per salire sopra al marciapiede, e se qualcuno gli occupa il posto deve quello con la scritta handicappato, il sta incazzato comunque, diciamo, no? Era meglio che lo chiamare sciancato e gli lasciate il posto. Pausa, cioè non tanto, saranno 8-9 chilometri deve fare questa colonna di vapore. Se in arrivata a quel punto lì non trova dei venti che si chiamano winch, ma trova delle altre situazioni meteorologiche, comincia a girare e parte l'uragano. Però, come dicevamo, basta l'acqua calda, con 2 gradi di temperatura in più cominceranno a partire gli uragani, anche quando stai facendo bagni davanti alla bagna, che tu c'è parte l'uragana e rimani asciutta e diventa un problema. Faranno centinaia di 3 volte il giro del mondo, non si fermeranno mai, perché troveranno sempre delle condizioni di calore, per cui se uno viene rapito dall'uragano, come viene portato via, ogni volta che passa sopra casa gli devono tirare quasi un depigne se non muore di fame. Ma saranno forti, ma dei venti spaventosi. Adesso l'uragano categoria 5, i venti arrivano a 250 km all'ora, con categoria 7-8 i venti saranno a velocità spaventosa, 400-500, staccheranno i tatuaggi, guarda, saranno delle cose impressionanti, un pompa, ho fatto tatuaggi. Già le donne si stanno organizzando per cambiare il sistema di depilazione, stanno organizzandosi. Perché quando arriva l'uragano in categoria 3 basta mettere la coscia fuori dalla finestra e scegliere in cresciuto con il bocca. Il problema è l'indine, che non si sa come fare, perché viene l'arrossamento. Allora, stanno già inventando delle finestre piccoline che uno può mettere a e, però bisogna aspettare l'uragano per zone delicate, se non si viene, ti viene tutto l'arrossamento. E ci saranno delle estinzioni di massa. Voi direte, ma le estinzioni di massa perché fa caldo? No, le estinzioni di massa ci saranno perché cambieranno le condizioni, quindi non ci saranno le catene, la catena alimentare si spezzeranno tutte, i monsoni non scaricheranno più la loro acqua come hanno fatto per milioni di anni, laddove Sapiens poi per milioni di anni ha trovato modo di coltivare quella terra dove il monsone scaricava l'acqua, andranno a scaricarla più nell'interno, e più nell'interno troveranno le montagne, e le montagne faranno scendere l'acqua a valle, diravando tutta quanta. Lo zero termico con 3 gradi in più arriverà a oltre i 6.000 metri, oltre i 7.000 metri, quindi non ci saranno più nevi su questo pianeta. E c'è gente che ancora invece continua a pensare che tutto questo dopo da niente, non è vero. In realtà, come diceva Einstein, la scienza non è democratica. La velocità della luce non si stabilisce per alzata di mano, è la velocità della luce, è la velocità della luce. Per cui, quando gli scienziati danno degli allarmi, bisognerà starli a sentire, non andare a vedere su internet che succede, come fanno le sette dei Novax, che va io e vent'anni che vado in giro per il mondo per fare vaccinare i bambini, e incontro uno che su internet ha detto no, ha detto che il vaccino fa male, e uno dice ma perché non te lo fanno? E ha detto questo, adesso io passerei proprio per il clima, passerei la parola, perché tutto questo che ho detto fino adesso non c'entra, come diceva una mia amica seduta sul paracarro, per cui io passerei la parola il clima. Ecco, sistema molto inerte, molto complicato. Perché il clima cambia? Allora, sulla Terra il clima cambia da ragioni astronomiche. Il periodo a cui si riferiva il professore Covarda, il Cretacico, in cui non c'erano calotte glaciali con ghiaccio, era tutto quanto fuso, il livello dei mari era dunque molto più alto,
la temperatura dell'atmosfera dell'acqua anche molto più alta. Ma 800 milioni di anni fa la Terra era invece un'immensa palla di ghiaccio.